Per quanto riguarda la misura cautelare in atto, si dovrà pronunciare il Tribunale, considerato che Rosato è agli arresti domiciliari ormai da 3 mesi e 17 giorni e secondo questa difesa, che crede fermamente nell'innocenza del proprio assistito, è un'esagerazione. Considerato soprattutto questo, che l'imputazione che gli viene rivolta è quella di aver compiuto atti sessuali, e ci tengo a ribadirlo, non si tratta né di violenza sessuale o di pedofilia come ha scritto qualche giornale. Ed è questo l'unico episodio, quindi le indagini della Procura non hanno accertato, attraverso anche un accertamento tecnico ripetibile, quindi sul computer, che lui abbia tentato o consumato altre tipologie di reati con abuso di autorità. Quindi questo a dimostrazione che non c'è un pericolo di recidiva e quindi la difesa si augura che prima possibile venga revocata la misura cautelare. Devo dire che questa vicenda, anche se è una persona molto forte, l'ha molto prostrato insieme ai suoi due genitori anziani, quindi sta vivendo questa situazione con molta sofferenza, anche perché ci tengo a dirlo e non lo dice il suo difensore. Lo dicono tutti, è una persona che nel suo lavoro ha dimostrato una grande professionalità, correttezza e moralità. Ovunque è andato, quindi parlo di Ortona, Tre Istituti, Villa Santa Maria, Liceo Classico di Lanciano, ha fatto sì che questi istituti funzionassero al meglio e da ultimo al Liceo Classico di Lanciano c'è stato un aumento esponenziale degli alunni. Posso dire che ho ricevuto insomma encomi da tutti, professori, alunni, quindi questa vicenda lo ha completamente distrutto, soprattutto nell'animo, perché sinceramente ritiene di non aver fatto nulla e lo dimostra la sua carriera professionale.